Sono animali molto intelligenti ed apprendono con facilità. È molto modesta Cristina, in realtà so che è bravissima. Vedrete voi stessi tra poco che cosa è capace di far fare a queste splendide bestie. Quanto pesa questo elefante? Sulle 5 tonnellate circa. 5 tonnellate? Peso medio. Non sono pericolosi? No, finché non si arrabbiano no. Finché non si arrabbiano. Bene, vediamo un po' cosa succede, grazie. E no, invece è un twist, ma anche il twist, voi sapete, è di origine sarda. Osservateli attentamente come scuotono la testa per dire no, perché noi sardi diciamo sempre no. Ecco, adesso è rimasto in pista l'elefante principe, si inchina. Ecco, immagina in questo momento di essere nella sua spiagge natie, che sarebbero quelle praticamente del poeta, dove lui si reca sempre d'estate a prendere il sole. L'elefante, l'origine dell'elefante, il primo a portarlo in Sardegna fu un celebre esploratore che si chiamava Raffaele Fante, detto poi l'elefante, e infatti questo si chiama l'elefante Cristina sardo. Orfei. Cristina Orfei invece non è sarda, comunque è molto bella. Voi sapete, noi abbiamo qui a Cagliari la torre dell'elefante, sulla quale è rimasto un piccolo elefante in pietra che praticamente riproduce l'effigie di uno di questi bestioni in dimensioni ridotte. La torre dell'elefante con quell'elefantino sta appunto a dimostrare che l'elefante è originario della Sardegna. Come abbiamo detto, Raffaele Fante fu il grande esploratore che lo portò da noi. Più piccolo desidera salutarvi in un modo veramente originale. Ecco che si allontanano al suono della marcia trionfale della Ida di Giuseppe Verdi. Come voi sapete, anche Giuseppe Verdi è sardo, infatti in piazza Matteotti a Cagliari abbiamo il busto di Giuseppe Verdi.